Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a vedere come rinnovare la carta CURB. Quindi si tratta di un video destinato a quei pochi che la possiedono. Inizio col dirvi che fino a poco tempo fa non sapevo neanch'io come si rinnovasse questa carta. Era un dubbio che è iniziato a presentarsi nel momento in cui la mia carta diveniva prossima alla scadenza. Dubbio che ho però risolto in seguito a qualche ricerca su internet, con la quale ho capito che non bisogna fare nulla per rinnovarla, in quanto la nuova carta viene inviata automaticamente e gratuitamente al nostro indirizzo, nel momento in cui sta per scadere la vecchia. Infatti ho ricevuto la busta da parte di CURB che è arrivata circa una settimana prima della scadenza della mia carta. La busta è stata spedita con posta prioritaria, come anche indicato qui in alto, quindi non ho dovuto firmare nulla ma me la sono ritrovata nella cassetta delle lettere. Nonostante io abbia ricevuto la nuova carta già da un bel po', non l'ho ancora attivata. Questo perché volevo realizzare questo video e procedere all'attivazione insieme a voi, così da spiegarvi il procedimento passo per passo. La mia carta CURB è infatti scaduta da un bel po', circa un mesetto. Andiamo allora a vedere il contenuto di questa busta. Questa è la lettera che ho ricevuto con la nuova carta fisica che, come vi ho già detto, viene inviata gratuitamente. La lettera è molto sintetica ed è scritto tutto in lingua inglese. In grande, come vedete, c'è la scritta Show me the money, mostrami il denaro. A sinistra la nuova carta CURB con il suo bel logo al centro ed in basso vengono descritti i 3 step per attivare questa nuova carta. Andiamo a vederli. Primo step. Apri l'app CURB. Vai alla scheda Account e fai un tap su Attiva nuova card. Secondo step. Inserisci le ultime 4 cifre della tua carta CURB, cifre che troveremo sul retro della carta. Infine, terzo step, seleziona la carta con la quale vuoi pagare dalla scheda Portafoglio. Quest'ultimo passaggio non indica che dovrete pagare qualcosa, ma si riferisce a quella che è la funzionalità principale della carta CURB. Per chi non conoscesse questa carta, specifico in breve la sua funzione. Si tratta di una carta portafoglio. Questo significa che questa singola carta può possedere al suo interno tutte le altre carte che avete. Ad esempio una postpay o altre carte prepagate. Ciò comporterà un grande vantaggio. E cioè quello di non doversi portare dietro 2, 3, 4 o 5 carte, ma basterà invece portarsi dietro soltanto questa e selezionare tramite l'app CURB la carta che volete utilizzare per i vostri pagamenti. Carta che potrete variare in qualsiasi momento con un semplice tap. Se non conoscevate questa carta e vi interessa, ovviamente vi lascerò tutti i link per l'attivazione in descrizione con eventuali promozioni, se ce ne sono. Quindi date sempre un'occhiata ai link in descrizione. Sia l'attivazione che il mantenimento della carta non comportano alcun costo, quindi potete stare tranquilli. Ma andiamo avanti con il video ed andiamo ad effettuare l'attivazione della mia nuova carta CURB. La stacco da qui visto che dovrò inserire i nuovi dati sull'applicazione. Eccola qui. Cosa positiva di questa card è che tutti i dati sensibili si trovano sul retro della carta, quindi posso mostrarvi il fronte tranquillamente. Una volta staccata, andiamo ad effettuare i 3 step per l'attivazione sull'applicazione CURB. Apriamo la nostra app CURB. Andiamo alla scheda Account in basso a destra, clicchiamo su Activate Physical Card. Ok, prego, inserisci le ultime 4 cifre della tua carta CURB. Vado a vedere le mie ultime 4 cifre e le inserisco. Adesso mi viene richiesto il card PIN. No, non c'è stato bisogno di inserire nessun card PIN. È andato avanti con successo, quindi ok, let's go. Ecco fatto, niente di più semplice. Adesso la nostra carta CURB è attiva, infatti non compare più la dicitura attiva carta fisica. Perfetto.
Ecco fatto, la mia nuova card Curve è attiva in pochi semplici passaggi. Quindi potrò buttare la vecchia card ormai scaduta. Prima di farlo però vi metto a confronto le due carte. Questa è la nuova e questa è la vecchia. Sono praticamente identiche. Quindi nell'arco dei 4 anni non sono state apportate modifiche né alla grafica né ai materiali della carta. La scadenza di questa nuova carta che ho ricevuto e che ho appena attivato è del luglio 2026, quindi saremo a posto per qualche anno. Ovviamente una volta attivata la carta, se l'avevate già utilizzata come metodo di pagamento predefinito per alcuni siti, ad esempio Amazon, oppure come metodo di pagamento per un abbonamento, dovrete sostituire i nuovi dati, perché ovviamente i dati cambiano rispetto a quelli della precedente carta. Cambia infatti tutto, sia il numero di carta, che la data di scadenza ovviamente, che il codice a 3 cifre. La cosa che resta invariata invece è il PIN per i pagamenti, che peraltro scegliete voi al momento dell'attivazione della carta. Bene, questo è un video fatto per chiarire come viene rinnovata la carta Curve, visto che in giro non ho trovato nessun video al riguardo, ma probabilmente non ne hanno fatti perché è semplicissimo rinnovarla. Tuttavia, visto che io ho avuto il dubbio sul rinnovo, ho preferito fare un video del genere in modo che chi avrà il mio stesso dubbio potrà vederlo chiarito immediatamente. Per chi non ha questa carta ve la consiglio perché è davvero comodissima, per non portare con sé tutte le varie carte che si possiedono, ma portarne una soltanto che le contenga tutte. Io ad esempio ho inserito all'interno della mia app Curve le mie varie carte, la Buddy Bank, la Hype e la Revolut, che sono le 3 carte che utilizzo di più e quindi evito di portarle tutte nel portafogli, ma porto questa solamente ed effettuo i miei pagamenti con questa, selezionando tramite l'applicazione la carta dalla quale voglio prelevare i fondi. Quindi praticamente utilizzo come carta fisica Curve, ma i soldi vengono prelevati da una delle altre 3 carte. Inoltre, se durante un pagamento ho dimenticato di variare la carta con cui pagare, non c'è problema perché Curve dà la possibilità entro 14 giorni di cambiare la carta a transazione già avvenuta e sposterà l'addebito da una carta all'altra, quindi è davvero comoda. Lo stesso vale per i prelievi, posso inserire questa carta in qualsiasi sportello bancario e prelevare i fondi da una delle mie 3 carte. Ovviamente si applicherà la commissione della carta dalla quale prelevate, quindi se le vostre carte non hanno commissioni, come nel mio caso, né Buddy Bank, né Hype, né Revolut hanno commissioni, non pagherete nessuna commissione neanche utilizzando Curve. Questo in breve è il suo funzionamento, comunque se vi interessa vi lascio tutti i link in descrizione, compresi eventuali bonus di attivazione che di tanto in tanto ci sono, seppur minimi. Ovviamente vi ripeto che questa carta è totalmente gratuita sia per l'attivazione sia per il mantenimento. Questa è la versione standard che è completamente gratuita, poi ci sarebbero anche delle versioni a pagamento che però io non ritengo essenziali per il mio utilizzo in quanto io la utilizzo solo come carta portafoglio. Certamente le versioni a pagamento danno funzionalità aggiuntive, ma io non necessito di altre funzionalità, quindi mi va bene questa gratuita standard. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni, tutorial e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto. Io vi saluto, alla prossima!